You know it is, it really is forever. Fuck you! Raccontami un po' di te, della tua vita come musicista e come padre di famiglia e... Io nasco come ragioniere, fondamentalmente, infatti ho lavorato 10 anni in banca, io fino ai 30 anni ho lavorato in banca, e poi nel frattempo ho conosciuto personaggi, gente tipo Bob Quadrelli, Andrea Ceccon, ho cominciato a far parte di questa, faceva la musica, ho sempre fatto radio, io all'inizio facevo radio e DJ nei club, ho conosciuto Bob Quadrelli, Andrea Ceccon, mi ho cominciato a fare concerti dal vivo, mi sono licenziato dalla banca e ho iniziato a fare musicista, nel frattempo poi mi sono riprodotto svariate volte e adesso mi barca meno saltellando tra appunto gli impegni familiari e quelli musicali. Sì. Un po' bizzarra com'è. No. Perché scoprire di voler fare qualcos'altro, sì, è stato un po' un salto nel vuoto. All'inizio è stato anche faticoso, voglio dire, perché ero abituato insomma ad avere un stipendio e tutto quanto, barcamenarsi in questo così, mondo un po' non è facilissimo, non è sicuro, però dopo un po' uno si abitua e affronta le cose, però ha il piacere di fare quello che uno può fare. Stringi denti in mezzo al freddo del mattino, che si deve andare avanti senza che ne sai mai niente. Stringi denti, donna diavolo, lo schianto che mi hai dato quando stavi... I Gastons abbiamo registrato qua, proprio nello studio qua sopra, c'è Federico Lagomassino, quello della Lancia Balcanica, e abbiamo registrato un pezzo proprio tutto acustico che adesso devo ancora mixare, però è qua. Questa è Eva e questo è Carlo, sono i piccoli. Carlo. E adesso sono stati no, il figlio grande invece ha 14 anni e ovviamente come reazione al padre suona la musica più distante a me che si possa immaginare, quindi è iniziato col punk, adesso l'heavy metal, di cui parlavo prima, lui suona proprio heavy metal con una band che prima aveva un nome emblematico, era The Sick Sons of Bobby Soul, i figli malati di Bobby Soul, poi per fortuna hanno cambiato nome e adesso questa voce poetica, mistica che vivevi nella tua saletta, che hai vissuto per un periodo nella tua saletta, raccontaci questa storia. Beh, mi piace che la definisci poetica, mistica, un'altra la definire una storia di barbonaggio, però no, c'è stato varie vicissitudini sentimentali come insomma amori che iniziano, amori che finiscono, io non avendo diciamo dei grossi mezzi economici, casa, roba del genere, un amore che è finito, mi sono trovato a un certo punto che allontanato e avevo lo studio in Piazza della Vittoria, ho fatto diciamo un mesetto in cui mi sono cimentato con questa vita sacapelo, studio, e lì ho concepito tra l'altro anche nella frantezza dell'amore finito, perché sempre un amore finito che ti fa scrivere canzoni o altro, o musica, no? Ho concepito proprio l'album Draghi Rossi e Buchi Neri proprio in quel periodo lì, quando sono stato praticamente essendo sempre a contatto con i tuoi strumenti. Sì, ero solo lì, proprio molto concentrato sulla cosa, avevo bisogno, e quindi è stato come sempre una la musica è catarsi, no? Cioè se c'è la musica anche nei momenti di difficoltà, questa adesso parlando seriamente davvero, nei momenti di difficoltà la musica ti aiuta, se non avessi avuto quello sarebbe stato piuttosto difficile.